ostricoltore, è una figura ormai nota o c'è ancora qualcosa da mettere a fuoco? Dunque, c'è sempre da mettere a fuoco perché comunque sia il lavoro, il mestiere, le tecniche sono in continua evoluzione di pari passo con la ricerca. È un mestiere antichissimo che risale almeno agli antichi romani che avevano inventato il mestiere dell'allevamento delle oste che poi è esportato in tutto l'impero romano, dove sono rimaste tracce in Irlanda, in Inghilterra, in Scozia. Per non parlare della Francia che poi ha preso, diciamo, il comando e nel 1500 mandò addirittura due spie a spiare gli ostricoltori italiani. Noi siamo un gruppo di ostricoltori in tutta Italia che ci siamo ritrovati un po' in rete, poi di persona, scambiandoci le esperienze. Ognuno di noi ha iniziato a allevare ostriche inizialmente più come un'avventura e continuando a mantenere la passione, però abbiamo creato una rete che collega La Spezia con la Sardegna, San Teodoro, Olbia, collega la Puglia con l'ostrica di San Michele del Gargano, l'ostrica La Fenice sempre di Varano, c'è l'Emilia Romagna, c'è Goro, molto importante, c'è il Veneto, c'è Caorle, quindi sono tutti ostricoltori di tutta rappresentanza di tutta Italia che verranno a portare le loro ostriche, il loro prodotto qui alla Spezia per dare intanto dignità e poi sviluppo a quella che è la molluschicoltura del futuro, perché comunque l'ostrica è un mollusco a praticamente zero impatto ambientale, anzi crescendo sintetizza il guscio che è di carbonato di calcio che sottrae CO2 dall'atmosfera, quindi è un mollusco climate friendly e quindi riteniamo che sia, diciamo, un allevamento del futuro.